in sella sulla Rock Rider, la Stylus, un all mountain con 150 mm di corsa. Secondo me è una delle bici migliori per fare i giri di esplorazione. Intanto proviamo subito in salita e direi che impostazione molto comoda, molto raccolta. A me piacciono un sacco le all mountain perché è una bicicletta giusta per fare tutto, non è impegnativa soprattutto di manutenzione rispetto a una bicicletta da enduro, è più comoda anche come geometrie e in più quando vai nei percorsi stretti diciamo che è più agile, più leggera, più facile da guidare. Adesso col motore Bosch CX faccio questa bella salita che mi porta su senza alcun problema. Sono rimasto entusiasmato da queste gomme della Vittoria su questo terreno che è durissimo, secco, ottimo grip e soprattutto comfort. Qui c'è uno strappo, andiamo con calma. Ah, lei non demorde, va su senza problemi anche come slittamento gomme assente. Bella, mi piace da guidare, c'è lo sterzo leggerissimo quindi è anche facile da inserire in curva, infatti adesso non vedo l'ora di provarla in discesa e vai, proviamo in discesa. Però come agile, cambia di direzione, figata. Posso dire la verità, è molto più veloce il cambio di direzione rispetto alla mia bici da enduro. Molto agile, molto. Non è vero che avere la forcella più grossa vai più forte, no? Dipende sempre dove giri. Wow, che figata! Bellissimo! Mi ha veramente stupito questa bicicletta. Le sospensioni lavorano benissimo. I freni G2 e doppio pistoncino ti danno tanta sicurezza in discesa, anche grazie ai dischi da 200 mm, i cerchi molto larghi della Sunringle e le gomme Vittoria. È un ottimo assemblaggio, quindi con queste caratteristiche la sento molto performante. Comunque avere i cerchi larghi come questi della Sunringle con un canale da 37 mm, quindi molto largo, ti dà tanta sicurezza in discesa. Poi anche queste gomme con questa carcassa da enduro riesci a guidarlo nello stretto e soprattutto non blocca la ruota in discesa quando freni. Comunque avere un abbinamento perfetto di assemblaggio dei componenti è molto importante per avere una bicicletta performante e qui Rock Rider secondo me ha fatto bingo. Anche le manopole, il manubrio, l'attacco manubrio è tutto perfetto per avere una bicicletta agile e soprattutto performante sia in discesa che in salita. Una bicicletta che ti permette di salire senza problemi in qualsiasi tipologia di percorso e scendere allo stesso modo, quindi sempre in sicurezza anche nei percorsi difficili, credo che sia la bicicletta ricercata dal pubblico e questa secondo me è un ottimo compromesso sia per la salita che per la discesa. Anche sui sassi non scivola, le gomme assorbono tanto. Che figata ragazzi, che comfort. Questo è una bella cosa per chi soffre di mal di schiena come me. Ma ragazzi, posso confermare che in salita è una goduria. Se vedete questo strappo, bello scivoloso perché è polveroso. Ma la bicicletta non scivola, mi sono veramente divertito. È una bicicletta tutto fare, ti permette di fare veramente dei percorsi dove vai di solito anche con la bicicletta da enduro. Lavora bene come sospensioni, lavora bene come ingresso curva, sale nei ripidi senza problemi. È una bici completa, veramente, veramente completa. Magari siamo un po' poveri come cambio, come trasmissione, ma il suo sporco lavoro lo fa lo stesso. Siamo un po' carenti anche come manubrio, ma come forma, come leggerezza, anche come attacco manubrio, non ha nulla che invidiare a marchi più blasonati. E ora
discesa full gas. Wow, ragazzi, come si inserisce questa bici? Ma figata, figata. Wow, no, c'è sempre per aria. Bellissimo anche uscita di curva. No, che figata, bellissimo. Wow. No, si inserisce come una scheggia. Figata. Qui si può vedere la taratura perfetta, vedete? Fine corsa, giusto, e anche sull'ammortizzatore. Quindi saper regolarsi anche la bicicletta da sé, oppure aiutandosi a un'officina meccanica, la bicicletta vi renderà moltissimo. Quindi non salite sopra la bicicletta e basta, ma andate a regolarvi la bicicletta in base al vostro peso, in base a come guidate, e soprattutto divertitevi.